Ciao amici del MyLab. Allora, la prima roba è idratarsi, ma non è tanto solo l'acqua, è il fatto che quando siamo arrivati qua abbiamo sudato tantissimo e si parte con i riflessi rovinati. Allora uso il My Mineral per ripristinare anche gli elettroliti. Il My Mineral è una storia interessante, adesso non è che voglio annoiarvi, però risponde a due domande e una di queste è come fare a reidratarsi e buttare dentro gli elettroliti senza usare zucchero. Perché se guardate bene, tutti quanti i minerali che ci sono in commercio usano un sacco di zucchero o fruttosio. E per esempio quelli che fanno le diete chetogeniche hanno bisogno di minerali, ma non possono prendere roba che contenga lo zucchero, sennò per bere una cosa come questa vanno fuori dalla chetosi. E allora abbiamo inventato questa roba qua che ha due scopi. Questo di mandare dentro elettroliti per compensare il sudore dopo che hai sudato tanto, dopo che hai perso questi minerali senza fare uso di zucchero. E secondariamente, questo è ancora più interessante, risponde alla domanda di come mandare dentro quegli elettroliti rari che il dottor Tsoukalas voleva introdurre nei suoi pazienti perché vedeva che avevano delle carenze molto particolari di sali in traccia, si chiamano, che hanno un difetto terribile: puzzano e fanno schifo. Questo è il termine tecnico. Quindi dovevamo trovare qualcosa senza zucchero che li rendesse piacevoli da prendere. È stata veramente una cosa difficile. Mi ricordo che ho usato come cavia mio figlio, all'epoca aveva 4-5 anni, e lui per compiacere il papà diceva sempre: sì, è buono papà. Io facevo le combinazioni di sapori e lui diceva: è buono papà, ne vuoi ancora amore? No, grazie, sono a posto. Ah, sai, i bambini sono facili da leggere. Allora, ok, rifacciamo un'altra formulazione. Quindi, vitamina C, minerali in traccia e tutto quello che serve dopo che hai sudato veramente tantissimo e nonostante questo senza zucchero e con un buonissimo sapore. Questa è la cosa raggiunta con il My Minerals e adesso ne avevo proprio bisogno perché sennò, sapete, i riflessi vanno giù quando sei senza sali, giù di brutto.